Il capitolo 20 è invece tutto dedicato a una delle tante battaglie che un'invasione degli Aramei, all'epoca sempre del re Acab, che Acab contrasta, riesce a vincere, però lo fa in modo tale, anche qui, da non tener conto di quello che il Dio di Israele gli ha detto. Perché lui, tutto sommato, questo Dio di Israele è proprio lì a mia... a far stare... Ndabe. È troppo idolatra ormai anche lui. Dio gli aveva detto, attraverso i suoi profeti, di condannare allo sterminio l'esercito attaccante, compreso il re. E invece lui cosa fa? Il re non uccide, anzi anche molti altri, li lascia liberi. E questo viene quindi a contrastare il comando di Dio. Noi sappiamo bene cosa vogliono dire queste cose. Diciamo che normalmente, e a meno che ci fossero delle motivazioni politiche, economiche, sociali particolari, chi vinceva prendeva tutto e chi perdeva, perdeva tutto, vita compresa. In queste cose era abbastanza normale. Quando il racconto è ricordato nella Bibbia, diventa simbolo di qualcosa d'altro. E allora gli Aramei cosa diventano in questo caso? Quel nemico che ti vuole impedire di poter essere coerente con la tua vita. E questo può valere addirittura per Acab, perché Acab è un idolatra. Ma è sempre il re di Israele che, pur avendo scelto l'idolatria in quel periodo, rimane sempre il popolo di Dio. Dio ha a cuore il suo popolo anche quando il suo popolo gli volta le spalle? Sì o sì? O no? Sicuri? La prova è qua, in questo caso. Però chiede al re del popolo di Dio di prendere la parola di Dio sul serio, almeno una volta ogni tanto. E naturalmente il re se ne fa come sempre. E qui c'è un episodio strano. Che Dio a un certo punto dice, versetto 35, che uno che apparteneva a un gruppo di profeti, quindi non un profeta di quelli specifici che noi conosciamo nella Bibbia, che sono chiamati direttamente da Dio, ma uno che fa parte di quei gruppi di spiritualità detti profeti, alcuni dei quali erano abbastanza seri, altri invece erano molto discutibili, con forme e stati paganeggianti, eccetera. Comunque c'è questo profeta. Questo tizio che fa parte di questo gruppo di profeti, che a un certo punto Dio incarica di andare dal re a dirgli qualche cosa. Infatti lui, per ordine del Signore, ma chi lo sa lui, mica gli altri, disse a un suo compagno, picchiami. Come l'altro dice, ma perché vuoi piccare? Deve farne voto? È stranissimo come episodio, è stranissimo proprio. E il profeta allora replicò, non hai voluto ubbidire a un ordine del Signore, perciò quando mi avrai lasciato sarai assalito da un leone. E giuro che sta che è. Ci lasciano, ciao ciao, va sulla strada, zago, un leone lo sbrana. Il profeta incontrò un altro uomo che anche lui disse picchiami, e che là forse vi dia mio l'uno di sfogare la sua rabbia per l'argotto, e il gandana madre che no, proprio, è la conso come dire. Lo picchiò duramente e lo ferì, e il suo sfogo proprio, ecco. E lui grazie, po. Poi il profeta andò ad aspettare il re sulla strada. C'è un perché. Doveva rendersi credibile nella messa in scena che per ordine di Dio deve organizzare e gli serviva di essere proprio conciato male. Por diavolo, puoli. Sono cose stranissime. Sarebbe bello aver tempo perché queste pagine non ci sono per niente nella Bibbia, anche se non sono così chiare a una prima lettura. È vero o no? Buona terza, magari. Poi andò ad aspettare il re sulla strada. Si era reso irriconoscibile mettendosi una sciarpa sugli occhi. Vuol dire che tutto sommato era uno che a corte bazzicava una volta ogni tanto, era mio il tumorello del car, anche se non è ricordato neanche il suo nome. Quindi uno, quando il re passò di lì, il profeta gli gridò, e qui si inventa una cosa assurda, come giù che dice, me sto studiando a vivere, vuole chi mi copre, e che senso ne è? O re, mi trovavo nel mezzo della battaglia, un soldato che si ritirava mi ha affidato un prigioniero da custodire e mi ha detto, se lo lasci fuggire pagherai con la tua vita. Oppure con un rimborso di 3.000 monete d'argento, cioè una cifra esorbitante. Però mentre ero occupato in altre cose, il prigioniero mi è scappato. Copem, no? E infatti il re disse, tu stesso hai pronunciato la condanna. Allora il profeta si scoprì il volto, il re lo riconobbe, e il profeta disse al re, ascolta questo messaggio del Signore. Tu hai lasciato fuggire il re che io avevo invece destinato allo sterminio. Ora tu pagherai per lui con la tua vita. E il tuo popolo pagherà per il suo popolo. Il re tornò a Samaria, a casa sua, irritato e di cattivo umore. E qui cominciano i guai di Acab, dove l'irritazione e il malumore diventano stabili. E il capitolo 21 peggiorerà la situazione. E d'altra parte, notate, uno che fa delle cose relative a un assoluto non può essere felice.
perché sarà sempre la goccia che va per aria, la goccia del mess, perché dentro di lui c'è una sfasatura, che se ne renda conto o no. La felicità è quando uno è a suo agio con se stesso, né? Ma se dentro ha delle preoccupazioni, delle speranze, dei problemi, dove tutto è ribaltato, dove quel che conta è buttato via e quello che è secondario diventa tutto, sarà sempre un orgoglio, un orgoglio che impedisce di avere il tutto, o di godere il tutto, di essere tranquillo nel tutto. E d'altra parte, se l'idolatria ci rendesse più felici, non pensate che le cronache italiane sarebbero diverse oggi? Perché poi l'idolatria fa male a sé, fa male a chi c'è intorno, eh? E questo è il problema. Sarebbe bello pensare, ma che senso ha per noi questa pagina? Cosa potremmo tirarci fuori noi da questa pagina? Me lo lascio come compito per la volta prossima? No, si nominerà ancora. Si nomina ancora, si nomina ancora. Purtroppo per lei.